Su questo punto vorrei incidere. Gli uffici hanno avuto tempo e modo già l'anno scorso di consultare tutto quello che anche il Presidente del Consiglio, ma tutti i consigli, tutto il materiale relativo alla questione della proporzionalità. Cioè una commissione consigliare con quattro membri della maggioranza e uno dell'opposizione non rispetta quelle che sono le normative che abbiamo portato ad. Abbiamo illustrato, abbiamo dato al segretario, avrà visto sicuramente anche il vice segretario, responsabile del secondo settore, diversi anche nella prima commissione, se non sbaglio a parlare, ha avuto modo di visionare. Quindi io non entro nella questione tecnica, anche se come asserisce il consigliere Garantante, stasera alla fine non ho compreso, cioè quale il regolamento adottato, perché prima si è detto che quella norma valeva solo per la nomina del presidente e vicepresidente, poi si è detto che vale per tutto, quindi anche io resto confuso. Però al di là della questione tecnica che va sicuramente affrontata e va capita, perché a mio modo di vedere, secondo quanto ho capito, se è vero quello che ha detto, cioè se è sicuramente vero quello che ha detto il vice segretario, andrebbero annullate tutte quelle commissioni che sono state adottate con una modalità sbagliata, che non era disciplinata. Quindi poi è ovvio che il Consiglio Comunale da oggi può dire che le commissioni vanno a parità di voti, vince il più anziano, però vale una norma che poi vale da oggi in poi, non può essere retroattiva. Quindi noi possiamo fare come Consiglio, il Consiglio è sovrano, sicuramente nei limiti previsti dal regolamento, però ribadisco, al di là della questione del regolamento comunale attuale, che secondo me è limitativa, vi rammento tutti quei documenti che anche voi avete avuto, di cui anche voi avete avuto conoscenza, circa la rappresentanza delle opposizioni all'interno delle commissioni. Tra parentesi, le commissioni non deliberano nulla, come prima già accennato il consigliere Garantante, ma sono degli indirizzi, sono consultive, sono commissioni consultive. Quindi dare l'opportunità a più, diciamo così, più spazi della maggioranza, delle minoranze, di poter dare un contributo all'interno delle commissioni, penso sia un dato positivo, anche perché voi comunque rappresentate, siete rappresentativi di un'unica idea in quanto la maggioranza, ora che le tenete in quattro o in tre, avete comunque la maggioranza, avete comunque i modi di dire quello che dovete dire, è solo un modo per diciamo così schiacciare ancora di più l'opposizione, non dando la possibilità di dare il contributo che si poteva dare in commissione. Quindi questo sono io. Un attimo, prego, si vede la illustrazione. Allora, voglio dire che per una questione di giustizia, anche nei confronti di Castaldo, dato che l'altra volta è stato escluso lui, mi sembra giusto che venga escluso anche il giudice. Però non fate i finti tonti. Parliamoci chiaro, voi altre volte, no? Avete votato sempre, dovevate leggere 3, pure 4, 5 voti per una persona. Ma guarda caso, 12 voti distribuiti equamente con 4 persone, lo sapevate e avete fatto di tutto per far fuori Giosi, ma vergognatevi, ma scusatemi, qua andiamo avanti sempre solo per ipocrisia. Consigliere, cortesia, prego, voi siete un corpo compatto di maggioranza e come blocco compatto di maggioranza mi fa. Lei prima mi richiamava dicendo che non bisognava sull'educazione. Le sto chiarendo che voi siete un corpo compatto di maggioranza che siete stati eletti per l'amministrazione della città, come corpo compatto vi siete 12, qui il sindaco 13 e qui andate avanti. Avete un'idea condivisa di come amministrare quella città. Da quest'altro lato l'opposizione non può essere paragonata alla maggioranza, perché l'opposizione è composta da gruppi e personalità variegate che sono state votate in liste diverse, non sono state votate come è capitato per voi che facevate parte di un unico, ma non significa così dire. Lei prima mi ha detto che io sono maleducato perché mi insegni come bisogna essere educato, quindi mi ascolti quando sto parlando. Quello che le sto chiarendo è che l'opposizione
non può essere paragonata alla maggioranza. La maggioranza è un gruppo compatto, le opposizioni possono essere composte, come accade in questo caso, come accade in altri comuni, come accade anche in Parlamento, da gruppi diversi. Non si dice che l'opposizione la pensa allo stesso modo come la maggioranza la pensa allo stesso modo. Questo è una cosa che lei deve apprendere in quanto ma voi mi vedete voi consigli, vi faccio completare. L'opposizione è costituita da diverse forze, mentre la maggioranza è costituita sia anche da diverse forze, perché siete una lista civica e un partito, poi si sono creati anche altri, diciamo, persone che sono confluite in altri partiti, ma tutti quanti eravate, appoggiavate la stessa candidatura a sindaco, la stessa volontà di voler amministrare insieme la città. Da questa cosa non è così, cioè l'opposizione è barricata, ci sono altre forze, tre liste diverse che sono state votate, quindi voi non potete assolutamente, se leggo un discorso politico, paragonare la forza di coesione che poi è la maggioranza con la forza di coesione che poi è l'opposizione. Quindi non le permette assolutamente fare questo tipo di applicare questa valutazione di tipo politico, cioè voi avete voluto nominarsene quattro e ve ne siete nominati quattro, pure basta. Dall'esterno continueremo a sollecitare quelle che sono le problematiche derivamentali, è chiaro qual è il vostro modo di governare, quello di calpestare continuamente l'opposizione. È il Presidente del Consiglio che dovrebbe tutelare anche l'opposizione, potrebbe prendere parole non sulla mia valutazione, ma su quelle che sono dei dettagli di legge che già dall'anno scorso avete reso contesta ma non avete mai messo in applicazione. Questo consigliere, questo non è vero. Perché abbiamo silenziato, consiglieri. Allora, questo non è vero, perché tutte quelle cose abbiamo mandato, e qui c'è la dottoressa Pasciano testimone, abbiamo mandato diversi quesiti al Ministero, in attesa anche ancora di aspettare così. Purtroppo non facciamo parte del Ministero, quindi non possiamo dare noi delle risposte ben precise. Ma... Prego, abbiamo scoperto dove siete incarnata la Maga Sibilla questa sera. Abbiamo capito che la Maga Sibilla fa anche una bella profezia, per cui mi auguro che sia così, che questo gruppo CC possa crescere fino a mangiarsi la maggioranza. Grazie. Ma io ho pensato che tutti ci siano nominato totalmente. No, io ho pensato che la lista indipendente. Cioè, hai pensato bene. Consigliere della sua qua. Prego, senta, consigliere, cosa serve? Allora, il consigliere Simone ha fatto una bellissima valutazione politica, ma è sua e se la tenga per sé. Io appartengo al Partito Democratico, il Partito Democratico, lo dice stesso la parola, è democratico. E quindi se ho votato in un certo modo stasera, perché ho votato secondo voi, perché secondo me, e lo ripeto all'infinità, nessuno più di Giorgi stasera meritava di stare in questa commissione. E lui era fortemente voluta. E voi l'avete fatto anche presidente la prima volta. E lo ricorderei altre 100 volte. E te la tieni per te la tua considerazione. Te la tieni per te. Io ti invito invece a ritirare quello che ti dà. No. Così? Ma scusami, io mi baso su dati di fatto che avete votato sempre in un certo modo, o stasera avete votato così, scusami. Consigliere Carlo Zappato. Credo che tutti si affastellano a parlare del Partito Democratico. Noi parliamo anche del Partito Democratico. Non credo che possa giovare alla maggioranza fare critiche, ma anche se moderate. Il Partito Democratico ha una posizione lineare da sempre e anche stasera il Partito Democratico, il gruppo del Partito Democratico ha avuto una posizione lineare, ha presentato due suoi candidati e li ha sostenuti. Se un consigliere del Partito Democratico ha ritenuto di votare in maniera difforme, se ne deve assumere le responsabilità, anche perché non è un voto di coscienza quello su una commissione, è un voto politico, non è un voto di coscienza. Purtroppo però
le difficoltà dentro i partiti si superano, ma mi pare evidente che qui c'è un problema un po' più vasto, cioè quello del non riconoscimento ancora, non solo reciproco, per cui ecco, molte delle cose che dovrebbero passare per senso delle istituzioni, quelle di consentire a tutti, sempre che questo però parta dal riconoscimento reciproco, non dalla guerra reciproca. Purtroppo questo senso di riconoscimento manca all'interno dell'opposizione, noi non siamo abituati a nasconderci dietro al tutto, abbiamo sempre detto la verità, molto spesso la verità è dolorosa, anche con i nostri elettori abbiamo detto la verità, lo diciamo a livello locale, anche a livello nazionale, siamo stati tacciati di essere menagrami e iettatori quando dicevamo che l'Italia sarebbe finita a fondo, l'ho ricordato a livello nazionale, poi dopo anni a livello nazionale siamo andati a fondo, ecco, noi siamo abituati a dire la verità, anche se non lo parlo, diciamo la verità, e che se ci sono delle frizioni, delle spaccature dentro il Partito Democratico e una mancanza di rispetto di quella che è la linea del partito, non, questo non significa che la lotta della opposizione, della minoranza su obiettivi specifici e su obiettivi giusti che noi riteniamo utili alla città non avvenga. Ovviamente tutti devono capire che anche in queste situazioni il riconoscimento e l'accordo, il confronto prima e l'accordo conseguente al confronto si fa prima, si fa durante la costruzione delle proposte per la città, non si fa all'ultimo momento in Consiglio Comunale, quando qualcuno ritiene di poter aspirare a qualcosa, si confronta, si discute, si vede fin dove è possibile percorrere la strada insieme e si percorre la strada insieme. Questo è un comportamento corretto dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale. Questo non c'è stato, questi incidenti non fanno altro che dare agio alla maggioranza di continuare a svolgere il suo ruolo, che è quello ovviamente di fare assomiglia a tutto, non si può imporre alla maggioranza di cedere qualcosa, se lo volesse fare deve essere un per modo proprio, cioè deve essere una sua scelta, se questa scelta non avviene non è contestabile, i numeri in democrazia sono quelli che valgono e purtroppo così deve andare. Bisogna fare autocritica nel momento in cui ci si rifiuta di confrontarsi, di ascoltare, di comprendere o di fare scelte condivise, dopodiché non ci si può lamentare di quello che accade. Il Partito Democratico non si lamenta, prenderà i provvedimenti dovuti e continuerà la sua battaglia per affermare il suo programma e il suo punto di vista nell'interesse della città di Napoli. Rammento che questa maggioranza è riuscita ad approvare, a discutere in un quarto d'ora il bilancio ad 1:15 di notte, adesso si sente in stato per discutere gli altri punti all'ordine del giorno. Questo quando in quell'occasione, e lo ricordiamo tutti, c'era già un altro consiglio comunale convocato a cui si poteva aggiungere la discussione del bilancio per discutere in maniera quanto più serena e partecipata possibile. Allora non si è fatto, oggi invece per convenienza del settorale non si fa, il regolamento prevede che si potrebbe continuare a discutere perché non è ancora data la reazione, quindi è una volontà del Consiglio, quindi la mia volontà è assolutamente contraria.